Il Nokia 3310 è stato il primo telefono di molti di noi, un telefono molto amato perché era praticamente indistruttibile, poteva cadere di tasca o di mano anche infinite volte continuando a funzionare, e anche perché aveva un prezzo molto contenuto. E quindi, per approfittare del fatto che ci sono molti nostalgici di questo telefono, qui al Mobile World Congress 2017 HMD, che adesso è in licenza il brand Nokia per gli smartphone, ha deciso di fare una operazione revival, una operazione nostalgia con il nuovo 3310. Il design richiama quello del modello precedente, tradizionale, con questa cornice ovale e una forma che entra perfettamente all'interno del palmo della mano, ma lo spessore, come potete vedere, è dimezzato rispetto alla versione precedente e anche il peso è inferiore. Altra novità è che sul nuovo modello ovviamente abbiamo uno schermo più ampio da 2.4 pollici, un display a colori e il sistema operativo è Nokia serie 30 Plus. Cambiano anche i pulsanti, anche se sono inseriti sempre all'interno di questa cornice. Adesso abbiamo i due pulsanti laterali che possono essere utilizzati per selezionare le voci qui in alto corrispondenti, e il pulsante centrale sempre per il menu, ma circondato da questa cornice che funge da pad direzionale per spostarci sull'interfaccia. Ovviamente, visto che siamo sull'interfaccia, vi mostro che c'è Snake. Snake è forse un altro dei simboli che sono più noti presso il grande pubblico di Nokia e del 3310. Per quanto riguarda poi la connettività, a connettività soltanto 2G, è un feature phone a tutti gli effetti, una batteria all'interno da 1200 mAh che permette fino a circa 22 ore di chiamata, e poi sul retro vediamo che c'è un'altra differenza rispetto al modello precedente, una camera integrata con flash LED per fare delle foto. La cover è removibile come in passato, possiamo aprirla per accedere alla batteria, e poi possiamo vedere che oltre allo slot per SIM card all'interno c'è anche un vano per micro SD fino a un massimo di 32 GB. Ci sono ovviamente vari colori, questo è il colore giallo, ma c'è anche un colore blu che si ispira direttamente al vecchio 3310. In basso c'è il tastierino per effettuare le chiamate, per comporre il numero, che però funge anche da tastiera per comporre i messaggi di testo, e poi si ricarica, questa è un'altra novità della nuova edizione, con una porta micro USB, quindi non dovrete più preoccuparvi di portare con voi l'adattatore, il caricabatterie con il connettore proprietario. Bene, per questa nostra preview con il Nokia 3310 qui dal Mobile World Congress 2017 è tutto. Vorremmo chiudere con un drop test per vedere se anche la nuova versione resiste alle cadute come quella precedente, ma ci dicono che non c'è consentito, a meno che non vogliamo acquistare il device. Device che sicuramente compreremo a partire dal secondo trimestre del 2017 con un prezzo di 49 euro circa in Europa, e poi dipenderà un po' dai vari paesi e dalle tasse che vengono applicate in ciascun paese.